Ciao ragazze, allora prima di lasciarvi al video mi sono resa conto che ieri mentre facevo lo svuota spesa non vi ho detto che sono iniziate appunto ieri, che era il 23, le nuove offerte, il nuovo volantino. Arriveranno fino al 2 agosto, ci sono tanti prodotti a 50 centesimi, 1 euro, 1,50 euro e 2 euro. L'avevo già detto nell'ultimo vlog, però magari tanti di voi non l'hanno visto. In più se andate oggi 24 luglio e domani 25 spendete 30 euro. E aggiungete 1 euro, potrete avere la borraccia termica. Vi lascio al video. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video svuota spesa. Siamo stati dopo tantissimo tempo da Eurospin. Abbiamo fatto una mega spesa. Infatti abbiamo speso 103,37 euro. Guardate quante cose abbiamo preso. Finisce più. Allora, abbiamo preso in offerta la pasta sfoglia tonda, costava 50 centesimi al pezzo. Poi la Coca-Cola, cioè simil Coca-Cola. Sì. 29 centesimi. Poi in offerta c'era. No, questo non so se era in offerta. Vabbè, abbiamo preso il calamaro, anelli e ciuffi di calamaro patagonico. Patagonico 400 grammi 3,99. 3,90. Poi di gelato abbiamo preso questo qua della Dolciando affogato al triplo cioccolato mezzo chilo. Non abbiamo mai provato i gelati della Dolciando, mi sa. No. Allora, questo veniva, era in offerta, mi sembra veniva 1,50 mi 1,50, pare, sì. sì. Poi sempre in offerta e sempre i gelati abbiamo preso i coni, Scegliete quelli la piantata in fondo. Chissà che staccia qui. normali, classici alla panna, sono 6 coni, sempre Dolciando appunto, e 1,50 euro. Poi, Wuster, questi qui al formaggio, quelli piccolini, anche questi in offerta costano 50 centesimi. Sì. Ne abbiamo presi due. Poi ho preso il basilico tritato surgelato, 50 grammi e mi sembra costa 69 Non centesimi. trovo i prezzi qua. Sì, 69 Cassino. centesimi, è in fondo. Poi abbiamo preso i panciottini che sono tipo sofficini a funghi e mozzarella, sono 4 pezzi. Questi erano offerte e costavano 1 euro. Poi di carne abbiamo preso i petti di pollo a fette a 2,99 e pesano 400 grammi. Poi il macinato misto di bovino adulto costa 6,40 euro ed è 1,68 kg. C'è ragù. Sì. Poi offerta speciale sulle sovraccosce di pollo. Abbiamo pagato 4,59 euro e pesano 834 grammi. E poi l'hamburger di Chianina, scottona, 3 euro e... 89. Ok. E di salumi abbiamo preso petto di pollo, freschi fette. 1,50 euro. Era in offerta questo, sì. Sì. Poi salame ungherese 1 euro. della Bottega del Gusto. Poi sempre freschi fette, la mortadella di Bologna che era in offerta a 1 euro. Poi due confezioni di prosciutto cotto, fresche fette, 1,69 euro. quello con 2% di grassi. E poi ho preso la bresaola della Valtellina, fresche fette, questa non era in offerta. 2,39 euro. Ok. Poi le uova, ho preso una confezione di uova da 4. Vediamo essere biologico. Prezzo. Prezzo che non trovo, lo dico. 1,48. No. Una uova Vittoria, c'è scritto. Uva. Ah, 99 centesimi. Poi i burgeroni, prosciutto cotto e mozzarella, pagati. 1,49. Ok. Poi le trofie, pasta fresca, queste qui della Tremolini, mezzo chilo. Queste qui erano offerta? No. Sì, erano... No. No, No, non non era erano in offerta, offerta. però venivano poco. 89 centesimi. 89 centesimi. Poi Poi c'è il caffè. il caffè Don Jerez,
Questi qui sono 16 capsule per la lavazza a modo mio. 3,19 euro. Questa qua gran crema. 3,19 euro. Ok. Andrea ha preso i calzini Tris di calze per il lavoro. Pagate 4,99 euro. Cari, cari. Sì. Poi passiamo dai calzini, passiamo. Poi cotto a dadini, che non era in offerta. Pagato. Dadini cotto 1,59. Mentre la pancetta dolce era in offerta 1,49. E 49. Sì. Ok. Poi. Poi. Le ricottine 50 centesimi, me le ricordo. Allora, dato che si chiama questo? No, questo non me lo ricordo. Latticino fresco, spalmabile light della Land. 200 grammi. 75 centesimi. Ok. Poi. Poi ho preso queste fette biscottate che non ho mai provato. Al malto d'orzo della Tremolì che costano 99 centesimi. Mi pare di sì. Poi, sempre tre mulini, abbiamo preso l'American Sandwich, 750 grammi, sono quelle maxi fette, quello più grosso rispetto al bamboletto. Questo? 1,09 euro. Poi ho provato a prendere questo filone a fette con farina di segale, che era in offerta a 95 centesimi. Poi Andre si è preso i cracker con pomodoro e grana padano. 99 centesimi. Ok. Poi lo zucchero di canna della Dolciando, mezzo chilo. Sì. Questo viene 89 centesimi. Poi abbiamo preso un vasetto di maionese da 500, sì, 500 ml, costa 1,09 euro mi pare. Poi la mortadellina che la usiamo per il ragù della bottega del gusto, la mortadellina l'abbiamo pagata, te ricordi? 89 centesimi. Poi novità, c'erano i wuster questi qua di pollo, pagati 89 centesimi. Poi 99 centesimi abbiamo preso i filetti di acciughe, i capperi in aceto di vino, 95 centesimi. Ho preso la bevanda all'avena, che questa qui però non era in offerta, avevo visto sul volantino era in offerta quelle di riso e quella di soia, questa qui no. Infatti questa l'ho pagata 1,59 euro. 89 centesimi ho preso i mini gallette di mais, questi triangolini qua. Poi c'era anche un altro tipo, mi sembra mais e legumi. Poi gli spezzol, gnocchetti di spinaci. Non l'ho mai provati questi qui della marca Tremolini, vediamo un po' come sono. Ma sono gnocchetti tirolesi? Sì, tirolesi. Ah. 1,29 euro. Ok. Poi i croissant con crema pasticcera per Andrea. Questi venivano 1,49 euro. Mm-hmm. Non ci sta quasi più nulla. La segatura. No, si sono salvati. Le sfogliatine della Dolciando glassate, queste costavano 50 o 55 centesimi. 59. Ecco. Vabbè, più o meno. Poi in offerta c'era la piadina romagnola IGP alla riminese, questa qua ce ne sono addirittura 5 dentro. Era in offerta, mi sembra 1,50 euro. O un euro addirittura, forse un euro. Euro. Avevo detto 1,50 euro o un euro. In offerta anche lo yogurt bianco magro della Land. 50 centesimi. Mm-hmm. Poi provolone piccante pagato 2 euro. 69.
Due rovioline a 69 centesimi in offerta. Una mozzarella light di Pascoli Italiani. 69. Poi ho provato a prendere questi mirtilli rossi da mettere dentro lo yogurt. Sembra... No, non me lo ricordo, i mirtilli. 99 centesimi. Dove li hai visti? Ah, mirtilli rossi, 99. Poi, per me, da mettere nelle insalate, ho preso i filetti di sgombro al naturale. Questi qui... Oddio, non me lo ricordo. Non si trova il prezzo, vabbè. Comunque, sui 2 euro e qualcosa, mi pare. Poi... panini per gli hot dog, sempre 3 mulini. Abbiamo preso 50 centesimi. Abbiamo preso tutto 3 mulini. Farina 3 mulini, farina di tipo 0 per la pizza. 69. Prima busta, Allora ho preso le zucchine che erano bellissime, mi arrivavano tanto. Pagate 1,37 euro. Mm-hmm. Poi i limoni, che li avevo finiti. Ce n'è anche troppi qui dentro, ma ce n'erano altri. 1,99. Carote. 53 centesimi. Mm-hmm. Questo che è? L'uva. Ah, la famosa uva. L'avevamo detto prima il prezzo. 1,48. Mm-hmm. Poi, cocomerino baby. Speriamo sia buono e dolce. Questo quanto si è pagato? 1,55. Mm-hmm. Non capisco come mai da Eurospin non ci sono le bilance, te le pesano lì alla cassa. Poi le pesche, 3 pesche gialle, pagate 90 centesimi. 1,79 al pezzo la mozzarella per pizza, pizzarella, buonissima questa qui. Parmigiano reggiano DOP, era in offerta a 3,99. Pesa 300 grammi. Mm-hmm. Poi yogurt da bere, molti frutti e poi 89. Uno alla fragola, 89 centesimi. 89 euro centi. Poi ultime cose, poi abbiamo finito. La carta asciugatutto, il rotolone asciugatutto della Soft Dream, sono 4 rotoli. Erano in offerta. 4 rotoli? Sì. 1 euro. Anche questo è 1 euro? Sì. Poi tovagliolini, questi qui sono 100 pezzi in offerta, 1 euro anche questo. E anche la carta igienica, questa qua da 4 rotoli, setosa, profumata al talco, 1 euro. Abbiamo presi 2 pacchi, 1 e 2. Basta! Oddio, sto morendo di caldo. No, c'è l'acqua. Ah sì, Due confezioni di acqua Ginevra abbiamo preso. Ci fanno fare tanta pompini. Eccola qua. Ok, questa qua era tutta la nostra mega spesa fatta da Eurospin. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo prossimo. Ciao ragazze!